Cari amici, bentrovati! Avete mai provato a pulire un vetro, ad esempio della vostra auto, con la schiuma da barba? Io sì, io ci ho provato. Guardate cosa è successo, incredibile! Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, attivate la campanella e iniziamo subito! Bentrovati e bentornati nel canale. Quando ero un bambino ero molto molto curioso, infatti come vedete ho ancora conservato in eccellente stato i due manuali delle giovani marmotte che avevo acquistato nel lontano 1983, dove sopra c'erano esperimenti, curiosità e tante piccole cose che mi attraevano e quindi acquistai questi manuali. La mia curiosità chiaramente è rimasta in tutto quello che faccio nella vita e cerco sempre di capire, vado sempre in fondo alle cose per scoprire il perché di tante situazioni. Guardando in rete ho trovato che sia su YouTube sia su molte riviste in molti stanno pubblicizzando il fatto di pulire i vetri dell'auto, ad esempio, con la schiuma da barba. Beh, insomma, non può non metterti curiosità. Ecco la schiuma da barba. Andiamo ora davanti alla mia auto per nulla pulita e vediamo cosa succede. Eccoci qua di fronte all'auto, decisamente poco pulita. Come vedete nel riflesso si evidenzia il fatto che i vetri sono sporchi, sono luridi, eccoli qua. Ovvio che una qualsiasi pulizia con un qualsiasi prodotto delicato ti permette di effettuare una pulizia attenta, sicuramente veloce, perché il prodotto che utilizzi è nato appositamente per i vetri. Perché la schiuma da barba? Ma cosa succede? Proviamo un po'. Sto utilizzando un vecchio panno in microfibra ed ecco una bella spalmata di schiuma da barba che vado a stendere uniformemente sul vetro. Quello che appare non è neppure troppo bello perché sembra veramente che sia stato imbrattato per uno scherzo di carnevale. Bene, una volta che la schiuma da barba è più o meno spalmata su tutta la superficie del vetro, inizio lentamente a ripulire. Diventa un'attività sicuramente abbastanza impegnativa con quella componente che dovete mettere in programma, che si chiama olio di gomito. Si percepisce in modo chiaro che il panno non scorre liscio come potrebbe essere nel caso in cui avessi utilizzato un prodotto specifico da vetri, perché talvolta qualcuno di questi prodotti lascia anche degli aloni che si percepiscono magari contro sole. Ecco, però certamente è molto veloce e facile pulirli. Con la schiuma da barba è frenato il panno, sento che proprio devo dare di forza. Mi rendo conto che sta creando anche una sorta di peeling al vetro, di abrasione morbida, ecco, credo che sia più corretto definirla abrasione morbida. Quindi a questo punto non rimane altro che lavorare di olio di gomito, continuo a strofinare avanti e indietro, sino a quando non avrò terminato la pulizia completa. Quindi a questo punto non rimane altro che velocizzare. 3, 2, 1. Sicuramente ho tagliato molto, non è per nulla comodo, non è per nulla facile, dovete avere veramente tanta pazienza perché il residuo della schiuma da barba non viene via con facilità, ma se insistete, come ho fatto io, quello che si verifica è qualcosa di particolare, devo dire la verità, perché certamente il vetro così brillante è
parecchio tempo che non lo vedo. Soprattutto mi accorgo controluce, non so se questa cosa è percepibile dalla piccola GoPro, non ci sono più i micro puntini che magari non sarebbero venuti via con una semplice passata di prodotto da vetri, magari derivanti dall'asfalto che si appiccica alla carrozzeria piuttosto che anche al vetro. Quelli rimangono, infatti un vetro pulito velocemente con un qualsiasi prodotto, anche con un panno umido e semplicemente bagnato, ci si rende poi conto sia contro luce guardandolo sia al passaggio con le mani che magari continua a rimanere leggermente ruvido perché questi micro puntini rimangono. Ecco, certamente il fatto di dover togliere una roba così appiccicosa come la schiuma alla barba, che era diventata molto, come posso dire, molto dura da togliere, e per forza di cose ho creato una frizione tale, ho creato un peeling tale da aver reso il vetro in una condizione come non l'ho mai avuto da quando non avevo acquistato l'auto, da quando è uscita dalla fabbrica. Visivamente quindi ora vedo che ho dei vetri, quelli che ho trattato, perfetti, privi di qualsiasi alone, lucidi, molto lucidi, lisci anche al passaggio con le dita, veramente molto molto lisci. Che tutto questo sia legato al fatto che la schiuma da barba ha fatto il suo dovere, o che sia invece legato al fatto che avendo imbrattato il vetro con la schiuma da barba, che poi ha creato frizione e che non veniva via con facilità, e che quindi ho dovuto con questo panno in microfibra insistere per poter togliere il tutto, lavorandoci al punto in cui il braccio mi ha fatto male, ho fatto anche un po' di bicipiti, al punto in cui ho tolto tutti i residui di schiuma da barba, per forza di cose la conseguenza che si è verificata a quel punto è che il vetro è perfetto, perché ho strofinato talmente tanto che il vetro è perfetto. Grazie alla schiuma da barba o grazie all'olio di gomito per togliere l'imbrattamento della schiuma da barba? Questo è il dilemma. Vi invito anche voi a fare questa prova. Provate a pulire un vetro con la schiuma da barba e poi lasciatemi in descrizione i vostri commenti per capire qual è stata la vostra esperienza nel merito. Spero che il video sia stato di vostra curiosità, di vostro interesse, di vostra allegria. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, questo mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a produrre. Per il momento, da Diego Santi è tutto. Al prossimo video e chissà con quale altro esperimento e curiosità.